parlamentari e comunque abbiamo qui la vicepresidente dell'associazione dei familiari delle vittime del 2 agosto, alla quale, se rimarrà un po' di tempo, passerò volentieri la parola. Bene, e dicevo appunto, gli altri due ospiti che ho il piacere di presentarvi hanno certamente un comune denominatore, sicuramente sono entrambi giornalisti, come saprete. Nel corso della loro esperienza professionale si sono trovati a svolgere un ruolo che in un paese normale non spetterebbe di fare il loro mestiere. Mi piace definirle, e perdoneranno se la definizione non li soddisfa, lottatori disarmati di una guerra che sembra essere infinita, principalmente una guerra contro la disinformazione e contro l'oblio, contro quel gioco del grande del potere, per l'appunto, che dà il titolo a questo bel libro. Un gioco che ancora prima della lobotomizzazione catodica, chiamiamola così, iniziata negli anni Ottanta, ha sempre manipolato l'opinione pubblica di questo paese, dandole il pasto, spesso e volentieri, slogan vuoti come stragi di Stato o servizi deviati, concetti, diciamo, definizioni prive di contenuti effettivi. Federico Fellini amava sintetizzare così il senso del suo lavoro di regista. Diceva: non voglio dimostrare niente, voglio mostrare. Ecco, questo libro non è, come dicevo all'inizio, un'inchiesta vera e propria, non contiene notizie clamorose, eclatanti. È un racconto di fatti e personaggi costruito attraverso gli appunti che Sandra Bonsanti ha, mi viene aggiungere, fortunatamente conservato nel corso degli anni, e a distanza di tanti anni però appunto ha voluto rimettere insieme come fossero tessere di un mosaico. Si tratta in effetti di una sorta di doppia autobiografia. Da un lato è la biografia per l'appunto di una giornalista e del suo mestiere, e dall'altro è quella del suo, del nostro paese. Una giornalista che per lavoro, ma anche per passione, ha conosciuto ed intervistato molti protagonisti delle vicende più torbide del dopoguerra. Già collaboratrice del Mondo, di Epoca, Panorama, della Stampa e principalmente, la ricorderete, come giornalista della Repubblica, nel 1994 Sandra Bonsanti è stata eletta alla Camera dei Deputati come indipendente nel gruppo dei progressisti. Dal 1996 al 2003 ha diretto il quotidiano Il Tirreno e dal 2003 è presidente per l'appunto dell'Associazione Libertà e Giustizia. L'altro ospite qui al mio fianco è Gianni Flamini, giornalista bolognese, che appartiene a quella sparuta compagnia di giro, per usare le parole appunto di Marco Nostra, di cui parlavamo prima, collega scomparso nel 1999, se non ricordo male, appunto quella sparuta compagnia di giro di giornalisti che, avendo girato l'Italia in lungo e in largo a caccia di fatti, sono stati definiti, con intento spesso denigratorio, pistaroli o dietrologi. Vorrei quindi iniziare questa serata, questo incontro, dalla dedica che l'autrice ha voluto inserire all'inizio del libro, dedicato a tutti quei protagonisti della lotta al gioco grande del potere, i cui nomi non ho potuto citare nello scritto. Sono spesso sconosciuti, grandi e vivissimi nel mio ricordo. Ecco, vediamo se magari tra questi nomi sconosciuti ce n'è uno che mi sono permesso di andare a ripescare e che sono curioso di sapere se ve lo ricordate. Nei giorni scorsi, appunto, pensando a come introdurre questa serata, mi è capitato di sfogliare le pagine di un libro di 30 anni fa. È fuori catalogo, quindi credo di non fare un torto né all'autrice né alla casa editrice mostrandolo. È stato scritto da un giornalista scomparso anche lui a metà degli anni 90, si chiamava Sergio Turone. Credo che anche lui sia tra coloro ai quali è rivolta questa dedica, o comunque credo che meriti di essere considerato tra questi. Nel 1984 uscì questo libro, e l'84 è uno degli anni cruciali di questa storia raccontata nel libro di Sandra. E, in questo intitolato Corrotti e corruttori dall'Unità d'Italia alla P2, il libro venne in un primo momento sequestrato dal Tribunale Civile di Varese su iniziativa del piduista, allora latitante, Umberto Ortolani. Una volta tornato nelle librerie,
Turone vuole aggiungere un'appendice in cui citava alcuni articoli di giornale dedicati a questo clamoroso tentativo di censura. Clamoroso per allora, oggi sarebbe una cosa quasi normale. Tra questi c'era proprio un articolo di Sandro Bonsanti pubblicato su Repubblica il 1 maggio del 1984 e a mio avviso drammaticamente attuale nonostante i 30 anni di distanza. Credo che valga la pena citarne pochissimi ma significativi passaggi. La citazione è la seguente: in questi giorni, scriveva Bonsanti, si parla molto della vitalità della P2, del suo potere ancora inquinante. Molti altri invece, che 3 anni fa, era l'81 quando vennero scoperti i famosi elenchi di Castiglion Fibocchi, che 3 anni fa si schierarono contro la loggia segreta, oggi tacciono. Già circolano un tecitorio certe versioni molto riduttive. Quei poveri colonnelli che ne sapevano degli intrallazzi di Gelli. Accanto a questa versione riduttiva del fenomeno ne circola un'altra, più subdola e forse più preoccupante. La P2 è stata una cosa seria, però ora è venuto il momento della sanatoria. Chi doveva pagare ha pagato, conviene dimenticare. Come dicevo, quel 1984 era iniziato malissimo con l'omicidio del giornalista Pippo Fava in Sicilia e si era concluso con l'ennesima strage ferroviaria, quella del 23 dicembre, nello stesso punto in cui 10 anni prima c'era stata la strage dell'Italicus. Una bomba sul rapido 904 sterminò 15 persone e ne ferì 267. A questo punto la prima domanda che mi viene spontaneo rivolgere all'autrice è forse banale ma inevitabile. A chi conveniva e a chi forse ancora oggi conviene dimenticare? Credo che convenga molte più persone di quelle che noi possiamo immaginare, perché in effetti non è mai stato esplorato fino in fondo tutto l'ambito delle persone che sapevano, tutto l'ambito dei depistatori, tutto l'ambito di coloro che hanno protetto, che hanno fatto sì che in questi anni, in questi lunghissimi anni, non si sia arrivati quasi mai a nessuna soluzione giudiziaria, a nessuna verità definitiva. È per questo che questo libro è stato scritto. È un libro assolutamente, voglio dirlo subito, non è completo, non è la verità, è un tentativo di fissare alcuni punti interrogativi che mi sono portata dietro per tutta la vita oramai, per tanti anni di lavoro, che immagino anche già mia madre si sia portata dietro e a cui io credo che una risposta generale potremmo dare, ma forse possiamo prima andare avanti, voglio dire, dopo forse possiamo parlare delle conclusioni. Comunque, se mi chiedi a chi conveniva allora, allora conveniva anche a personalità molto importanti di primo piano della politica italiana che oggi non ci sono più, quindi oggi in teoria dovrebbe essere forse anche più facile arrivare a certe verità. Però si è stabilito in Italia da tanti anni e con il contributo di molte persone interessate un clima, come di dire, il passato lasciamolo dov'è, lasciamolo stare, non c'è bisogno di verità. Ecco, io vorrei che questo libro, se servirà a qualcosa, servisse almeno a far sapere, a mandare questo messaggio che non gliela diamo vinta, cioè che anche se siamo vecchi, capelli bianchi, stanchi, delusi da tante storie che abbiamo dietro le spalle, noi continuiamo. E proprio per questo è interessante sapere, forse ve lo dico come una notizia, che stiamo lavorando per creare un archivio dei giornalisti, un archivio Gianni. Spero che tu sarai con noi, con alcuni amici e colleghi, dove potremo depositare tutto quel materiale che abbiamo raccolto in tanti anni di lavoro, che non deve andare perduto. E proprio l'altro giorno mi è venuto in mente quando
Antonio Padellaro a Palermo ha tirato fuori il suo taccuino con gli appunti delle cose che gli aveva detto Magnino, dei timori che aveva Magnino nel 1992-93 e che rischiavano di essere dimenticati oppure di essere perlomeno contestati. Invece lui ha tirato fuori il suo taccuino e ha detto no, io ho scritto, dopo averlo intervistato, che lui era terrorizzato, che sapeva che Cosa Nostra avrebbe cercato di uccidere loro, magistrati, così via. Quindi voglio dire, quello che abbiamo scritto nei nostri taccuini, per esempio nel mio taccuino del 9 maggio, quando nel 1978, quando siamo a Via Fani, a Via Caetani, scusatemi, gli orari degli arrivi dei personaggi e gli orari di quella giornata lì, che ora è tanto interessante, sono tanto interessanti, io ce li ho scritti perché ero lì e scrivevo, arriva Cossiga, via Cossiga, arriva, c'era poco altro da fare, perché era una situazione talmente drammatica e talmente confusa che nel nostro taccuino l'unica cosa che potevamo scrivere era gli orari di questi personaggi che venivano a vedere la Renault con dentro il corpo di Moro. Adesso anche tutta questa storia, questa parte della vicenda che riguarda quella mattina, cioè a che ora si seppe che Moro, a che ora ci fu la telefonata delle Pieve, a che ora, tutto questo è ancora contestato e sicuramente non è certo. Quindi voglio dire, nei nostri taccuini un pezzettino di verità c'è, perché c'è quella realtà che si stava svolgendo in quel momento mentre noi prendevamo appunti, quindi possono anche essere utili un giorno e cercheremo. Questo per dire che non c'è nessuna volontà di arrendersi al fatto che in Italia non si può fare luce sulle stragi. E devo dire, mi dispiace che Bolognesi non c'è, ma sono molto contenta che lui abbia lavorato e stia lavorando a una legge che stabilisce il reato di depistaggio, perché trovo che sia molto importante che i depistatori, soltanto in minima parte, sono stati individuati e condannati. E se questo reato può andare avanti, può servire a molti a far capire quanto gli esecutori e i mandanti sono stati poi aiutati, quanto stretto è stato il nesso tra mandanti, esecutori e depistatori, ecco, questo sarà, credo che possa essere un passo avanti. Comunque, finale per dirla tutta, è proprio che si deve sapere che c'è un'Italia che sia pur vecchia, seppur anziana, non è rassegnata e che cerca di passare ai più giovani questa voglia di andare avanti, anche se le persone sono invecchiate, anche se i colpevoli hanno più di 90 anni, non me ne importa nulla, si sta cercando di condannare i nazisti per le stragi che fecero in Italia, non capisco perché non si debbano condannare coloro che hanno fatto, gli italiani che hanno aiutato questa carneficina che c'è stata nel nostro paese di vittime innocenti tra il 69 e il 93. Ecco, nel chiedere un primo contributo anche a Gianni Famini, e credo che